Allora, dirvi che sono emozionato. Una giornata storica, una giornata di restituzione, una giornata del valore della conoscenza, una conoscenza, che spero trovi sempre più la sua casa in questo luogo. Un luogo che per 50 anni sappiamo tutti i passaggi, non mi va di parlare di questo, voglio parlare di futuro, voglio parlare anche di un incantesimo, perché certi luoghi, l'anima di certi luoghi non si può consegnare a volte solo al potere del denaro o al potere in sé per sé. L'anima dei luoghi si rigenera a volte quando incontra anche cuori innocenti, utopie, sogni. Parlare di sogni e di utopie in questa società contemporanea mi sembra a volte un percorso di grande solitudine, ma questo luogo deve diventare sempre di più invece un luogo di quella consegna di conoscenza. Quindi è vero che diventerà un qualcosa che potrà sempre offrire e restituire anche una fruizione alberghiera, con questa storia di rigenerazione che voglio affidare non alla scelta di un architetto o di uno scultore, ma a un percorso anche qui di innovazione. Innovazione perché a settembre faremo dei bandi pubblici insieme con l'Università di Messina e con altre istituzioni per consegnare proprio alla ricerca e alla meritocrazia, ecco, il valore di questa rigenerazione. Quindi tutti i giovani architetti, gli scultori, gli artisti potranno condividere questi percorsi creativi, quindi sono 25 strutture immobiliari delle casette, queste casette saranno consegnate alla creatività, nella individualità creativa di ogni artista. Poi la magia di questo luogo noi l'abbiamo avuto dalla città metropolitana, scusate le spalle, l'abbiamo avuto dalla città metropolitana incomodato d'uso. Io mi devo dire a 60 anni che l'unico atto vero che ho firmato nella mia vita, né in nome di una vendita né in nome di un acquisto, è stato questo comodato d'uso. E quando uomini a 60 anni firmano comodati d'uso per 100, significa chiaramente che si parla di futuro e di consegne di futuro. Quindi Antonio Presti, io vengo da una storia della Fiumara d'arte nel mio territorio da più di 40 anni, alle risposte dall'origine, cucufà, che c'è sutta, non può essere. Ecco, Antonio Presti risponde con la propria vita e con i propri fatti. Quindi se siamo qua per generare futuro non per Antonio Presti, non per la Fiumara d'arte. La Fiumara d'arte e Antonio Presti possono essere medium in questo momento di un passaggio di futuro. Di futuro che voglio condividere con tutte le comunità, con tutte le associazioni. Per me è l'idea di un bene comune questo luogo, quindi di fatto è la casa di tutti. Poi questo posto, e lo dico agli architetti presenti con i quali naturalmente instaureremo dei rapporti istituzionali prossimamente, perché a settembre voglio partire con i bandi, per gli architetti vorrei dire che c'è un'occasione importantissima di rigenerazione, di laboratorio sperimentale anche progettuale, perché queste case se noi le costruiamo in materiale organico, paglia, terra, legno, pietra, terracotta, di una creatività temporanea, quindi sono opere di natura temporanea. Quindi ogni 3 anni, ogni 4 anni, secondo il percorso anche della Fondazione riuscirà a creare, ogni 3 anni, 4 anni, queste strutture dovranno essere demolite e rigenerate sempre. Perché un comodato d'uso non parla di possesso, un comodato d'uso parla di divenire. Tutti questi lavori, tutti questi artisti, questi architetti, quando verranno qui e dopo la creatività dovranno rinunciare alla loro forma in questo luogo, queste opere si trasformeranno sempre in un valore di bellezza, rigenerando bellezza a tutto il territorio attorno a Taormina. Le rocce non sono più un luogo solo di Taormina o della Baia di Maserò, ma è un luogo di tutta la nostra terra di Sicilia. E quindi tutto il territorio, alla valle dell'Alcantara, alla valle dell'Etna, si potrà creare un percorso di identità culturale dove la contemporaneità, partendo dalle scuole,
perché il mio primo diktat è andare alla scuola elementare, perché in questo momento c'è una dittatura in atto sull'ignoranza, l'80% del popolo italiano è analfabeta e quando parliamo sentiamo sempre parlare di emergenze sociali. Nessuno parla della più grande emergenza sociale del nostro Stato e del nostro essere popolo, perché io non pensavo mai di oggi, nel 2017, che il popolo italiano ritornava a una condizione di analfabetismo.